c'è il cane? Ma da lei! No, tutti così pieni pieni, ma se mi accorgo... Se io mi accorgo di chi è stato veramente, non so che cosa faccio, ma tutta lecca che c'è! Chi è? Ue! Unnici! Cazzugno! Voi sapete che fici so ma? Noi giorno do son matrimonio, mentre Ida si stava mettendo tutta vestita, mi picchiò, mi portò qua sopra e mi disse: tu non servi più. Oh, e mi mise in cascio a banco. Morta. Stecchita. Ho capito. A me mi dispiace assai, pupita, anzi no, assaiissimo. Ma io dico, ma in tutto questo tempo, ma me la potevi fare una tupuglia detta, ma che ne so io, una bussatina? Ah, ecco qua! Dale che bella pupa mia! Bella! E ora, vita mia, dammi la manuzza, ti metti accanto a me mentre travaglio e mi conti storie, come quando eravamo piccirite! Come quando eravamo piccirite! E insomma, avveniva a parlare con mia e ci pareva che era pazza! A chi ne sapia, Ida? A chi ne sapia, Ida? Che noi potevamo parlare! E divertirci! E ballare! E cucinare! E andare nei posti che ci piacevano di più! Sì! A pulare! Sì. E poi fare i nostri personaggi preferiti, sì! La contessina! Un reuzzo! Sentiti! Ascutati! Picciritti, lonchi e putti, ascutati! Tutti! Stasera vi raccontiamo una storia che non avete mai sentito. La storia della dolce Rosina! Una ragazza educata e carina che stando sul balcone affacciata parlò ad un reuccio che l'aveva guardata. E questa storia che vi conterò si chiama La pianta del basilico! Lei aveva un papà, faceva il panettiere, il signor Rondondo Rondò. Poverino, il signor Rondondo Rondò lavorava tutto il giorno, la mattina, la sera, magari a notte, mischinello, pur di mantenere questa sua piccolina. La mamma di Rosina non c'era più. E così sta piccirida rimaneva troppo tempo da sola. Papà! Papà, senti, ma io mi annoio senza nessuno che mi fa compagnia. Io vorrei tanto andare a scuola. Quando usci nasira e tu si comia casin ciu cori pira figlia mia. Quando usci nasira e ti viruca penzuca tu si la sfida a più bella ripapà. Quando lo scelgo a chi lo distinti, io penso a tutti i picciritti che stanno senza la mamma e lo papà e tu con mia stai qua. Cara maestina, le scrivo questa letterina per chiederle un favore. Che siccome che mia figlia vuole studiare, io ce la voglio mandata a scuola, ma non ce la posso portare. Voglio che studi antichi libri, che conosce tante cose con lei. Piccio, cara maestra, puoi tenerti in casa mia figlia? È bella, è brava, e pure intelligente! Olà, è chiaro! E siccome che io non ho più soldi da mandare per mantenerla, ti chiedo di farti aiutare in casa nei lavoretti domestici. Tante care saluti, eccetera, tante care cose, bla bla bla. E fermato, signor Don Rondò! Che sono io! Ah, Betty! Esercizio numero 1! Articoli determinativi! I
amici. Ti adatti con super tra fra. Ti adatti con super tra fra. Egoista. Egoista. Aggettivo singolare, maschile e femminile. Si dice di persona che cerca solo il proprio interesse, il proprio vantaggio, senza curarsi degli altri. È brutto, però mi ricorda un po' qualcuno. Rosina! Ah, no, Reuccio, non è proprio il momento. Rosina Totorotò! Che vuoi, Reuccio? Stavo studiando! Oh, Rosina Totorotò, quante foglie ci sono nel vaso di coppa? E tu, re incoronato, quante stelle ci sono nel cielo stellato? Caro Reuccio, so bene che saresti tornato a prendermi in giro. Basta! Ho deciso di tornare a casa. Sono stanca di te, delle tue astuzie, dei tuoi dispetti e della cattiveria della maestrina che mi tratta come una serva. Torno dal mio papà e tu impara a comportarti bene. Tu non sai amare e rispettare chi ti sta vicino. Tu sei un egoista. Non ti voglio vedere mai più. Firmato Rosina. Sentiti e sentiti. Ascoltati, ascoltati. Cittadini del regno intero. Ascoltati sto messaggero. Deporto una notizia assai brutta. Chi fa tremare la regia tutta. Il povero Reuccio è assai malato e nessun medico la soluzione ha trovato. Oggi stesso faremo una festa perché sono guarita dal mal di testa, da questo malore che non sapevo cos'è. E che invece, Rosina, è l'amore per te. L'amore mi serve, amici, fratelli, l'amore è più bello di mille gioielli. L'amore fa crescere, cantare, a ballare! L'amore è più bello di mille colori, l'amore ne serve per poter campare. Una picciridda vive ed è sempre con mia. A posto. Ah. A posto, bambini. Buonanotte. È un biscottato mio, eh?